Monica Falocchi, coordinatore infermieristico della prima rianimazione degli ospedali di Brescia. Quindi com'è la situazione oggi? Decisamente molto migliorata, ma ancora non Covid free. Con lei si trova qui a Domodossola nella piazza dove c'è un ritratto dedicato a lei. C'è una mostra che è partita proprio, è stata ispirata da questa foto che è stata fatta da Andrea Frazzetta per il New York Times. Sì. Vuol dirci qual è la sensazione quando ha visto questa foto, questo ritratto? La sensazione è di incredulità, perché mi riconosco assolutamente, trovo questo quadro molto bello, mi trasmette un'emozione forte, sono io. E mi riporta un po' al periodo trascorso dell'emergenza Covid. Ecco, questi occhi spalancati hanno colpito molto anche i passanti qui nella piazza. Questi occhi spalancati cosa vogliono dire? Un messaggio che vuol dare? Qui c'era la paura? Cosa c'era dietro questi occhi? C'erano tante cose insieme, perché c'era l'emozione sicuramente c'era la paura dell'emergenza che non dava segno di arrestarsi, c'era la stanchezza di ore e ore di lavoro, la paura di non riuscire a gestire tutti i problemi e i pazienti che arrivavano uno dopo l'altro. È una foto che è accaduta per caso, rubata proprio in piena attività lavorativa, quindi i pensieri erano tanti e credevo pure che non fosse il momento giusto per fare una fotografia, quindi è stato proprio un caso, un attimo, e non avrei ovviamente mai pensato poi di finire sulla copertina del New York Times. Ecco, una cosa che mi ha molto colpito è stato il fatto che non c'è stato il tempo di chiamare un sacerdote e quindi in molti casi sono stati i medici, gli infermieri a dare un conforto agli anziani in fin di vita, e anche da voi è stato così? Sì, è stato così. Il sacerdote che è presente all'interno della nostra struttura non poteva accedere al nostro reparto perché era un reparto assolutamente rosso, quindi solo Covid, non poteva accedere, e quindi abbiamo chiesto supporto al sacerdote su come potevamo comportarci per l'estrema unzione in caso fosse accaduto. C'erano degli infermieri assolutamente disponibili e preparati, e quando era il momento ci trovavamo nel limite del possibile in più persone vicino alla persona deceduta e si leggeva ovviamente la forma e si dava l'estrema unzione con l'olio santo che noi comunque avevamo nell'armadietto del sacerdote, ci aveva dato accesso. Un'esperienza quindi che vi ha lasciato molto, ha lasciato un segno profondo, immagino. Sì, ha lasciato un segno profondo, perché questo gesto lo abbiamo visto più volte. Ovviamente sentivamo la famiglia a casa, sì, era d'accordo. E se la famiglia era d'accordo, gradivano molto questo nostro pensiero. Quanti sono stati deceduti nel nostro ospedale? Un 40%. Quantitativamente? Circa 40 su 100. Ecco, e vogliamo per finire, non lo so, ha visto questa mostra? Sì. E adesso ritornerà nel suo ospedale. Sì. Come vi state preparando per un'eventuale seconda ondata? Ci stiamo preparando come facevamo prima, come abbiamo fatto durante e come faremo, cioè con formazione, studio degli spazi, studio dei percorsi. E in realtà io mi auguro tanto che non torni, perché il numero del personale è sempre lo stesso e fino ad oggi non abbiamo avuto nessun incremento negli infermieri, e quindi una seconda ondata metterebbe veramente tutti a dura prova, me compresa. Per i cittadini, che consiglio dà? Mascherina, non mascherina, distanze, distanziamento sociale? Come bisogna comportarsi adesso? La mascherina assolutamente negli ambienti chiusi,
il distanziamento sociale ragionevole con persone che non si conoscono, il lavaggio delle mani sempre, sempre prima di toccare qualsiasi cosa, prima di toccarsi il viso, il naso, la bocca e prima di mangiare qualcosa anche fuori. Abbiamo assolutamente bisogno di stare insieme, siamo esseri umani e è difficile stare distanti, però bisogna assolutamente adottare delle norme di sicurezza.